Allora, con Luca Rossi, segretario generale Fillea della provincia di Vicenza. Rossi, purtroppo non volevamo essere qua stamattina. Purtroppo no, purtroppo è una cosa che non è nuova, perché è già successo anche la settimana scorsa che eravamo in presidio su un cantiere. È il terzo infortunio mortale che succede in giro di pochi mesi nella provincia, nell'edilizia, è il quarto nel complesso dell'industria. Dobbiamo tenere sempre alta la guardia agli infortuni, dobbiamo sempre verificare le situazioni come sono. Non è mai una tragica fatalità, però e anche nonostante che sono successi infortuni nelle imprese che comunque investono migliaia e migliaia di euro nella sicurezza e nella formazione, qua addirittura fanno formazione anche giornaliera, però alcune volte non è sufficiente. Noi vogliamo valorizzare che nelle imprese e i lavoratori il costo della sicurezza sia un valore, non un costo in sé, e quindi vogliamo anche continuare a migliorare quello che è gli investimenti per quanto riguarda la sicurezza. Dopodiché il fatto non sappiamo di preciso come è successo, ci saranno gli inquirenti, chi di dovere, che dovrà fare le verifiche del caso, ecco, però valuteremo poi la situazione da qua in avanti. Adesso intanto cercheremo di mettere in sicurezza i lavoratori fino a che il cantiere non verrà sbloccato da sequestro, e con tutti gli ammortizzatori sociali che possiamo mettere in piedi, e vedremo gli sviluppi futuri della situazione. Ecco, comunque non è una denuncia in sé in questo cantiere, perché ripeto, è un'impresa questa che investe migliaia e migliaia di euro, ma è una per far capire che la sicurezza non bisogna mai abbassare la guardia.